È stato presentato alla Regione Campania il progetto del GAL per la strategia di sviluppo locale al fine di ottenere il relativo finanziamento nell'ambito dei fondi europei del PSR 2014-2020. Ad annunciarlo il presidente del GAL Vallo di Diano, Attilio Romano, che esprime soddisfazione per il lavoro svolto. Sento il profondo dovere, dice, di fare dei ringraziamenti innanzitutto alla presidenza della Comunità Montana, che ha assistito con squisita presenza tutte le fasi che abbiamo vissuto, poi l'intera compagine sociale, che oggi è composta da 41 soggetti tra pubblici e privati, e ancora le amministrazioni comunali e i relativi sindaci dei 15 comuni del Vallo di Diano, per la grande pazienza che hanno avuto nei nostri confronti, ed ancora, continua Romano, il coordinatore, il RAF e l'intero gruppo di progettazione per la collaborazione offerta e per aver dimostrato competenza, serietà e professionalità, e infine il CDA, che amministra la società, che ha garantito con coraggio scelte non semplici, con l'unico fine di garantire l'interesse pubblico generale. Il lavoro si è sviluppato per diverse settimane con incontri in tutti i comuni del comprensorio al fine di ottenere adesioni, consigli e progetti che poi sono stati elaborati dal GAL per accedere ai fondi. Ora attendiamo, conclude Romano, con fiducia l'esito delle selezioni, convinti di aver fatto un ottimo lavoro in completa sinergia con l'intero territorio.